Un percorso teso alla ricostruzione della storia della ceramica di Oristano non può trascurare una produzione locale molto importante come è stata quella delle tegole e dei mattoni, che hanno caratterizzato, diciamo così, i processi produttivi soprattutto nel territorio di Sili. Le tegole venivano prodotte dalle famiglie siliesi in determinati periodi dell'anno e si configurano come elementi costruttivi di grande interesse, soprattutto perché attraverso questi elementi venivano costruite le abitazioni e poi venivano anche commerciate comunque sia nel territorio oristanese che al di fuori. Il percorso di ricerca è iniziato sicuramente dai documenti dell'archivio. Il nostro archivio conserva alcune testimonianze fondamentali di quest'arte, motivazione che ci ha spinto a voler sapere di più e quindi a voler andare a incontrare quelle che erano le persone, i protagonisti, coloro che effettivamente si erano misurati, si erano confrontati con questo processo produttivo, e quindi abbiamo voluto incontrare i tegolai che ci hanno raccontato come venivano effettivamente prodotte, come venivano fatte le tegole e anche i mattoni. Questo lavoro nasce con una motivazione fortissima, che è quello di salvaguardare le tradizioni sul territorio. Tradizioni che non sono semplicemente degli usi, dei costumi, ma si configuravano come delle vere e proprie attività produttive, caratterizzavano la vita delle persone anche dal punto di vista economico, perché appunto producevano un reddito che era necessario, diciamo così, al sostentamento delle famiglie. E l'idea del lavoro nasce proprio per consegnare a futura memoria questi elementi tradizionali che sono ormai rimasti in mano a pochissime persone. Quindi abbiamo ritenuto che accanto a quelle che erano le fonti documentarie che potevano essere reperite all'interno dei nostri archivi e che quindi potevano essere messe a disposizione degli studiosi, un ruolo importantissimo aveva la fonte orale, molto spesso messa da parte, molto spesso non presa in considerazione, ma nella quale, diciamo così, si ritrovano, oltre che degli aspetti documentali e storici, anche degli aspetti antropologici che normalmente vengono invece scordati, dimenticati, e non valorizzate adeguatamente. La raccolta di queste fonti servirà, diciamo così, da corredo e a completare quelle che sono le informazioni storico-culturali presenti all'interno dei documenti, che, voglio ricordarlo, non sono conservati solo ed esclusivamente all'interno dell'archivio del comune di Oristano, ma già abbiamo reperito fonti documentarie importanti anche in altri archivi privati di altre istituzioni che sono presenti nel territorio cittadino. Appunto, a corredare, a completare, ad integrare le informazioni che ci daranno i documenti, abbiamo voluto mettere a disposizione un altro documento, che può essere un documento filmato, una testimonianza orale, che completerà appunto di aspetti, sensazioni, sentimenti che non possono essere trasmesse dai documenti per le caratteristiche materiali del documento stesso. Obiettivo di questo lavoro di ricerca, che si è esteso a tutto campo e quindi ha coinvolto diverse tipologie di fonti documentarie, da quelle appunto scritte a quelle orali, è quello non solo di conoscere la teoria, gli elementi scritti, la storia che ci viene trasferita dai documenti, ma è quella di consegnare un'arte pratica, e quindi far sporcare le mani ai bambini in maniera tale che loro sappiano e abbiano consapevolezza delle consistenze e dei materiali, del caldo e del freddo che ciascuno degli strumenti che loro utilizzano nella riproduzione appunto di questi manufatti trasmette anche a livello di sentimento.
Ci sono tanti, ma tantissimi segreti nella tegola. E quello è. L'habitat naturale di un tegolaio era praticamente la golena del fiume. Non solo Silì, ma anche altri paesi che facevano le tegole, sono tutte situate nel corso di un fiume, perché garantiva tutte le materie prime. È un mestiere, era, adesso non c'è più, era un mestiere che bisognava fare anche a buio, quindi bisognava alzarsi presto la mattina, alle 2, alle 3 del mattino. Io ho 13 anni, ero già grande, quindi ero passata già un lavoro da grande. Noi facevamo tegolo 6 giorni su 7. Ed era lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. La domenica niente tegole, ma non è che ci si riposava. Da ragazzino sono stato nei forni, ci sono, perché ci abitavo vicino anche. A partire da 7-8 anni sino a 15 anni, poi si era smesso di fare le tegole. A Silì erano attivi dai 9 ai 12 forni, quindi in paese certi giorni avevamo circa 100.000 tegole. Ce n'era un po' distribuiti ovunque, oggi non, passandoci non li vediamo più. Ah, i più bravi. E allora i più bravi glielo diciamo subito. C'era Peppi Vires, sarebbe mio zio, Stravadori Cusanna, Ci Stravadori Sanna. Avevano il mestiere, avevano la favela, sapevano lavorare. Poi è venuto il boom economico, quella specie di boom economico degli anni 60 incominciava la cosa. E i giovani di Silì erano stanchi di fare quel mestiere e quindi quando hanno visto la prospettiva che si poteva andare a Milano, Torino, Genova e lasciare quel lavoraccio di fare le tegole, se ne sono andati. In più si è aggiunta la ceramica al quarto, che le tegole le faceva tutte uguali, tutte belle, e cioè, e lì ha messo quasi fine al lavoro delle tegole artigianali di Silì. Da lì è finito tutto. E poi siamo rimasti noi a dimostrare come si facevano le tegole. Noi ci ripromettiamo di ricordare quella che è la nostra cultura, in effetti, le attività che facevano i nostri nonni, e quindi le portiamo nelle scuole, negli asili, facciamo laboratori con i bambini anche qui nella nostra sede. L'importante è riuscire a trasmettere qualcosa, ecco.